Emilio Buttaro, la voce d'Italia, quotidiano sudamericano in lingua italiana per i nostri connazionali all'estero. E una domanda per il conduttore e per il coach è questa: qual è il momento simbolo, l'immagine spot di questa edizione di The Voice, quella che porterete sempre con voi anche in futuro pensando a questa esperienza? Grazie. Beh, io giro questa domanda ai nostri quattro coach. Per me, quando tu sei uscito vestito dalle sole, giusto? Per me l'immagine rimarrà scolpita con il lanetto che a un certo punto gli fa il papà sulla tua testa. Te lo ricordi? Me lo ricordo, sì. Non è quella. No, ci sono stati molti momenti belli. Io credo che... spero che il momento migliore debba ancora venire. Io, vabbè, il momento in cui ho visto commuoversi Cristina, perché... sempre. So che quando è la prima volta che fai il programma uno si fa la promessa, non devo piangere, poi l'ho vista piangere, si è sciolto il metallo, insomma, intorno a Cristina. Per me ce ne sono stati tanti di momenti, sono stati molto belli gli opening fatti con gli altri coach. È stato bellissimo sentire Evenzai cantato da Axe e Albano. Sentire Albano che cantava una versione metal di Nel Sole è stato emozionante, perché un sacco di gente aveva richiesto Albano in versione metal, perché Albano ha una voce rubata al metal e mi piace che almeno in qualche modo siamo riusciti a farla uscire. E poi è stato emozionante quando Andrea mi ha scelto, perché è stato il primo talento che ha deciso di entrare nel team Cristina, e mi ha emozionato molto, perché insomma... per quanto riguarda il lato televisivo sono assolutamente una novellina, mi considero ancora una novellina, perché insomma sono uscite 8 devono ancora uscire, ma sono... è una naturale. Sicuramente per me, adesso che ci penso, l'inizio di The Voice, quando i quattro coach hanno cantato Elvis Presley. Bravo, ricordiamo anche le innumerevoli prove che abbiamo fatto. Io invece che devo dire, sono arrivato qui senza aver mai neanche guardato questo tipo di programma, non perché non volesse, perché mancava il tempo, perché vivia solo. Allora, la prima cosa che ho trovato sono stati tre fantastici amici, e non lo dico per... è una dichiarazione d'amore che faccio in questo momento a tutti loro tre fantastici amici, tutti e quattro poi ci siamo prodigati per trovare talenti.